Buongiorno e bentrovati agli approfondimenti di A voi la linea, presentazione a Udine nelle sale di Palazzo Toriani della nuova iniziativa dedicata alle start-up della regione. Alla conferenza stampa che si è conclusa da poco hanno partecipato la vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, il presidente di Friuli Innovazione Stefano Casaleggi e il vicepresidente di Confindustria Udine con delega all'innovazione Dino Ferrari. Ragotto. Per le ultime ci correggiamo in diretta da Palazzo Toriani con Alessandra Salvatori. A te la linea, Alessandra. Buongiorno a Monica, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio all'ingresso di Palazzo Torriani. Pochi secondi fa è terminata la conferenza stampa di presentazione di Startup Academy. Confindustria Udine Friuli Innovazione, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, lanciano questa nuova iniziativa. Si tratta di un percorso di formazione, di condivisione di esperienze che ha proprio l'obiettivo di affiancare, di accompagnare le realtà imprenditoriali più giovani, condividendo competenze, esperienze ed opportunità. È stata la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ad introdurre i lavori, sottolineando come siano una settantina le start-up iscritte a Confindustria Udine. Sono troppo poche, ha subito precisato Anna Mareschi Danieli, questo perché il nostro non è un paese per start-up. Nel nostro territorio c'è sicuramente fermento, ci sono idee innovative, forse quella che manca è la capacità di utilizzare gli strumenti che comunque esistono, così come le risorse messe a disposizione. Soprattutto le carenze riguardano la capacità di queste giovani imprese di scrivere, di immaginare dei business model che siano poi accattivanti. Qualche difficoltà c'è anche nel presentare a potenziali investitori, potenziali clienti questi business plan e questi progetti. Il percorso che è stato immaginato punta proprio a potenziare anche queste capacità. Come si svilupperà questo percorso? Ci saranno delle sessioni, come ha detto il presidente di Friuli Innovazione Casaleggi, che non era presente fisicamente, era in collegamento. Si prevede nel corso del 2023 di organizzare tre diverse sessioni, coinvolgendo di fatto in questo percorso una trentina di start-up del territorio. Formazione in aula, ma poi anche contatto diretto con potenziali investitori e potenziali clienti, così da raccontare quanto si fa e soprattutto elaborare dei business plan che siano credibili, soprattutto per chi poi deve finanziare quell'idea, per chi deve finanziare quel progetto. Dino Ferragotto, vicepresidente di Confindustria, che è anche stato presidente di Friuli Innovazione, ha appunto sottolineato come Confindustria Udine sia stata la prima territoriale in Italia ad attivare 5 anni fa un progetto startup, seguita poi a breve distanza anche da Assolombarda. Confindustria Udine ha chiesto addirittura di cambiare il proprio statuto a Confindustria nazionale per poter far sì che le startup potessero iscriversi gratuitamente a Confindustria per i primi 4 anni. Andiamo adesso a sentire che cosa ha detto al nostro microfono Filippo Bianco, che è amministratore delegato di Friuli Innovazione. Poi la linea di nuovo allo studio. Nasce oggi Startup Academy, nuova iniziativa a sostegno delle startup del Friuli Venezia Giulia. Che ruolo ha Friuli Innovazione in questo contesto? Ma Friuli Innovazione è un attore del sistema del Friuli Venezia Giulia per il supporto alle startup e in generale per la generazione di nuova impresa. Grazie al supporto della regione e di Confindustria ho potuto sviluppare e progettare questo percorso e grazie alla Confindustria la possibilità di metterlo in pratica con un primo gruppo di startup che verrà selezionato nelle prossime settimane. Quanto è importante supportare le nuove idee, le nuove imprese del territorio? Beh, è fondamentale perché quando una nuova iniziativa si avvia è il momento più delicato, quello in cui può fallire per tanti motivi, e dare strumenti, metodologie, competenze ed esperienze per superare questa prima fase è fondamentale per permettere che poi possa camminare con le loro gambe. Qual è la situazione nella nostra regione? C'è fermento di idee?
ma la nostra regione è una regione molto virtuosa perché c'è un grande spirito imprenditoriale che viene proprio, fa parte del carattere, fa parte del DNA. Quello che noi vogliamo dare in più è appunto questa una strutturazione di metodologie, di competenze che permettano di convogliare nel giusto modo questo spirito che è molto forte nella nostra regione. Normalmente quando si pensa alle start-up si pensa a imprese nuove che nascono a fronte di un progetto, a fronte di un'idea. Ci sono però anche imprese strutturate che avviano nuove iniziative. Certamente, l'immagine dei ragazzi dentro un garage è molto bella da raccontare, ma non è proprio così. Spesso ci sono tanti tipi di start-up, ci sono quelle che nascono dal mondo della ricerca, ci sono quelle portate avanti dai giovani, ma molte iniziative imprenditoriali di successo, start-up, nascono magari da imprenditori navigati con esperienza che decidono di prendere percorsi alternativi rispetto a quelli che hanno portato avanti negli anni passati. Sono tutte casistiche diverse, ma tutte hanno bisogno di strumenti, competenze e metodologie. In base a quella che è l'esperienza di Friuli Innovazione, di che cosa hanno più bisogno le start-up? Ma hanno bisogno di, lo ripeto ancora, di strumenti e modalità di analizzare i problemi per capire quali sono i punti più critici da rapidamente superare per potersi incanalare nella giusta strada. Voltiamo pagina. A partire dal 1 gennaio la Regione varerà una nuova app per la scontistica legata ai carburanti, ma l'assessore Scoccimarro chiarisce che resteranno in vigore in contemporanea sia il nuovo mezzo digitale che quello tradizionale. Assessore, si avvicina il nuovo anno e con esso una novità molto importante per tutti i residenti del Friuli Venezia Giulia, ovvero la tessera della benzina diventerà anche un'app. Sì, non solo diventerà un'applicazione, che però, lo dico chiaramente, non sarà obbligatorio per tutti, nel senso che potremo stampare in forma cartacea, quindi come il Green Pass. Chi più tecnologico ha il smartphone potrà utilizzare l'applicazione, chi invece vorrà avere una forma cartacea se la stamperà come facevamo noi nel periodo del Covid. Non solo, ma l'applicazione potrà permettere anche di trovare distributori che costano meno, dove c'è la benzina che costerà meno, e quindi sarà anche un servizio in più, oltre a farti sapere un eventuale uso illecito della tua tessera virtuale, perché verranno calcolati i litri di benzina che vengono erogati ai distributori. Una formula più smart per quella che è una necessità, ovvero in questa regione, vista la vicinanza con la Slovenia e i prezzi decisamente, Slovenia e Austria, i prezzi decisamente più bassi del carburante. Sì, i prezzi erano più bassi, oggi sono certamente competitivi, molto spesso anche più bassi, e per questo motivo ho pensato di istituire una nuova norma, ovvero nella distanza di 10 km del confine, parlo dei confini del comune, qui non dell'abitazione del singolo privato, quindi laddove i comuni confinano con la Slovenia e l'Austria, lì ci sarà una fascia zero, potrà essere più modulabile, quindi il venerdì in giunta si vede che il prezzo non è più competitivo, potrà essere ulteriormente abbassato con una semplice delibera di giunta, e lunedì successivo potrà essere applicato al distributore, quindi una forma snella di concorrenza leale nei confronti di chi ha un prezzo più basso, quindi si cerca di evitare il turismo del pieno per facilitare ovviamente la nostra economia, di restare appunto le risorse, le tasse e gli utili nei confronti dei distributori di benzina nel nostro paese, evitare anche il turismo del pieno che ovviamente percorrendo dei chilometri in auto magari poco ma si inquina. Confermate anche gli sconti attuati per il caro energia, insomma con l'aumento di tutti i prezzi per quanto riguarda la benzina, a differenza di quelli nazionali che sono stati ridotti? Sì, beh, alla fine con lo super sconto regionale comunque andiamo a essere competitivi o al di sotto dei paesi confinanti, quindi ripeto, le differenze sono veramente piccole in positivo e negativo, quindi ritengo che non ci sia più necessità di perdere tempo ad andare oltre confine. Ci separiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati alla seconda parte di A voi la linea, dedicata allo sport. In apertura al basket, sconfitta per 2 punti all'ultimo possesso per la Web Gesteco Cividale, battuta a San Severo 55-53. A fine partita, coach Pilastrini e il presidente Michalic analizzano la gara. Sentiamoli. Ma è una partita strana, che è iniziata 15-0 per San Severo e finita 10-0 per San Severo.
dominata da noi nella parte centrale, però quando cominci così male e finisci così male, poi è difficile riuscire a vincerla. Complimenti a San Severo, che ha preparato la partita benissimo, sono arrivati pronti su ogni nostra scelta d'attacco, cambiavano, erano adattati a tutto, veramente una partita preparata benissimo. Noi poi non abbiamo avuto la possibilità, perché venivamo da una partita, da due partite durissime come quella di Rimini e quella di con Udine, e poi dopo abbiamo anche avuto qualche problema, infortuni eccetera, quindi non ci siamo allenati bene, non avevamo preparato la partita nel migliore dei modi. Però dopo questo 15-0 iniziale abbiamo preso le misure della partita, abbiamo cominciato a difendere benissimo. Credo che l'episodio che abbia deciso la partita, ma lo dico con grande stima e rispetto del giocatore avversario, è stato l'infortunio di Daniel, perché molto intelligentemente il mio collega di San Severo ha messo in campo 5 tiratori, ha aperto moltissimo il campo, e in quel momento è stata la scelta vincente, perché noi un po' provati facevamo fatica a tenere di uno contro uno, e qualsiasi nostro aiuto veniva punito da un tiratore avversario. Daniel era stato eccellente, insomma aveva fatto tante cose durante la partita, ci aveva dato molto fastidio, però a quel momento l'inerzia della partita era completamente alle nostre mani. Se non sbaglio noi siamo stati a più 8 a 4 minuti dalla fine, con un tiro apertissimo di Battistini da 3 punti che è uscito, e da quel punto di da quel, e soprattutto con San Severo che non segnava mai. Da quel punto in poi San Severo ha segnato molte delle azioni che ha attaccato, e noi dall'altro canto non siamo riusciti a essere pericolosi, non siamo riusciti a... i tiri ce li siamo anche costruiti, qualcuno molto meno, fino alla rimessa finale sinceramente molto mal fatta, e quindi abbiamo giustamente perso e San Severo ha giustamente vinto. Che peccato, grande peccato, ci siamo persi un jolly, avevamo in mano un jolly importantissimo per la nostra classifica, per finire la grande, il giorno d'andata era vinta, 53-45 dopo l'inizio shock, frutto anche di un viaggio lunghissimo, la squadra era stanca, non c'era Jack Dell'Agnello, Eugenio Rotter in forza fino all'ultimo, il coach ha provato un po' a rivoluzionare il quintetto, siamo partiti 15-0 per loro. Poi però abbiamo messo a posto qualcosa in difesa, abbiamo fatto una gran partita di cuore come sempre, 53-45 per noi, loro in totale bambola, e da lì non abbiamo fatto più canestro, abbiamo finito la benzina, forse un po' noi, ma loro ci hanno provato, e una volta va bene, una volta va male, è chiaro che brucia tantissimo come tutte le sconfitte, questa forse un po' di più, perché abbiamo avuto anche l'ultimo possesso per vincere, o perlomeno per andare a supplementare, e abbiamo perso la palla sulla rimessa a metà campo. Si vede, deve andare così oggi, facciamo tesoro di questa sconfitta che fa malissimissimo, perché era un grande jolly, sembra quasi un paradosso arrivare a parlare di jolly noi, no? Però veramente ci siamo proiettati verso l'altissimo della classifica, avremmo messo tanti punti rispetto a loro, ma ormai quello che è stato testato, peccato, dico, siamo impiantati, adesso riposiamoci, tiriamo il fiato, tiriamo a Udine, sarà una lunga cividale, un lunghissimo viaggio di ritorno, e poi dopo si riparte, perché insomma la squadra una volta di più ha reso credo orgogliosa la sua tifoseria, e noi che siamo venuti fin qua per sostenerla. Passiamo al calcio, perché sabato scorso a Corno di Rosazzo c'è stato il primo grande ritrovo di tifosi bianconeri in occasione della cena sociale dell'Udinese Club Friuli. Tra gli ospiti più graditi anche l'ex capitano bianconero Valerio Bertotto, che ha promosso la squadra di Sottil, predicando però cautela sulla parola Europa. I tifosi però sperano. Vediamo il servizio. Dopo 2 anni di stop causa pandemia sono ripartiti anche gli incontri dei tifosi dell'Udinese. Sabato a Corno di Rosazzo la cena sociale dell'Udinese Club Friuli è stata anche l'occasione per fare beneficenza. Circa 150 i tifosi presenti e tanti gli ospiti prestigiosi, tra loro anche l'ex capitano dell'Udinese Valerio Bertotto, sempre attento alle vicende della squadra friulana. Sì, sempre molto bello, molto piacevole condividere questi momenti di gioia, di euforia, di amicizie e di relazioni che si sono instaurate nel corso dei tanti anni con i quali ho avuto modo di apprezzare le qualità di queste fantastiche persone.
Tra l'altro in un momento in cui veramente c'è entusiasmo anche proprio tra la tifoseria per quello che sta facendo la squadra. Tu come la vedi questa Udinese? Bene, molto molto bene, è una squadra forte, una squadra che sta dando un grande segnale di compattezza, di qualità, e sta facendo un bellissimo percorso. Andrea, devo dire che si sta dimostrando all'altezza, per cui complimenti a lui e gli auguro davvero di continuare in questa modalità, perché qua ci sono tutti i presupposti per poter fare bene, quindi un grande in bocca al lupo. Questa è la sua Udinese, c'è la sua impronta? Sì, assolutamente sì. Come ho già detto, la fortuna di un allenatore bravo, e lui lo è avere dei giocatori bravi, e lui li ha. Quindi credo che possa davvero fare un grande campionato. Sì, l'Udinese è una squadra forte, fatta di tanti giocatori forti. Secondo te quali sono quelli che più potranno mettersi in evidenza anche nel 2023? Beh, direi che in senso generale uno è già andato, anche se gioca ancora qua e l'hanno già opzionato, ed è Udoge. E un altro che è davvero molto bravo è Samardžić, che sta crescendo davvero molto bene, per cui credo che già due pedine importanti in una rosa di grandi capacità sia qualcosa di positivo. Senti, invece c'è ancora tanta differenza tra titolari e seconde linee secondo te, o potranno crescere, stanno crescendo i Zibù, e Bosele e gli altri? Diciamo che l'intercambiabilità che ha la squadra è buona, riesce a tenere un livello comunque tendenzialmente abbastanza alto. È normale che per far sì che anche loro possano crescere debbano avere quel tempo giusto di maturazione e di possibilità di giocare un po' di più, solo così facendo possono fare il loro bene. È un Udinese che può tornare in Europa questa? Io andrei cauto con affermazioni, seppur in un posto molto sereno e molto tranquillo che non mette nessun tipo di pressione come Udine, potrebbe essere non troppo positivo, per cui le potenzialità ci sono, ma solo con grande serenità possono fare un percorso bello. Come dicevo prima, hanno tutte le carte in regola per farlo. Da chi deve ripartire l'Udinese o da cosa a gennaio? Dalle certezze che ha, dalle motivazioni che ci sono, dalla struttura che è stata messa in piedi, quindi ritengo che le basi siano quelle che ha lasciato prima della sosta del Mondiale. Clima di festa per i tifosi, che esprimono sempre grande fiducia nella squadra di Sottil. Beh, contenta a mille, veramente è stata una bellissima serata e sarà sempre una bellissima serata, perché stare insieme a tanti amici appassionati dell'Udinese e amici del Club Friuli è sempre un'emozione e un piacere. Dopo due anni di difficoltà finalmente siamo riusciti a trovarci tutti insieme ed è sempre bello. Un saluto particolare a Serena, che stasera non è qua con noi, ma le mandiamo un grosso bacio. Senti, Serena, che è sempre compagna di trasferta e non solo, quanto vi fa gioire questa Udinese? Tantissimo, e speriamo di continuare così. Sì, emozionatissima. Mi piace questa serata con questi i miei amici. E io ho la maglia di Daremo l'anima, perché io sono fan dell'Udinese. Ogni domenica allo stadio? Sì, loro sono proprio veramente fan sfegatati dell'Udinese, specialmente Valentina. E anche la mamma, quindi? Sì, anche la mamma, certo. Ho avuto la fortuna, l'emozione di andare allo stadio con loro qualche volta e devo dire che è un'emozione che prende proprio ti viene voglia di urlare, di fare il tifo. È bellissimo stare allo stadio. Une robe vergognosissime e non può essere che Galax. Senti Galax, dove c'è beneficenza tu ci sei anche stasera. Ma sì, insomma, mi ha invitato Renato, Club Friuli, Udinese, ero già stato un paio di volte, siamo in una bella location a Corno di Rosazzo, Villa Nacchini, buon vino, bella gente, insomma, sì, è vero, dove c'è solidarietà, se si può dare una mano in un momento difficile come questo, ci siamo. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio. Thank you.